Gentili amici appassionati di calcio 5, buon pomeriggio, siete collegati in diretta dal Palapertini di Cornaredo, prima giornata campionato futsal, serie B, questo pomeriggio si affrontano Real Cornaredo contro Aosta Calcio 511. La formazione dell'Aosta Calcio scende in campo con Sicheira in porta, con il numero 3 Fea, con il numero 4 Page, con il numero 7 Bellafiore, con il numero 9 Da Silva, a rotazione con il numero 12 Belmonte, con il numero 6 Rosa, con il numero 8 Calli, con il numero 10 Vona, con il numero 11 Mascherona, con il numero 13 Avallone, con il numero 14 Montero, l'allenatore di Aosta Calcio Rodrigo Rosa. Ed ecco lo schieramento in campo di mister Rodrigo Rosa, che dispone di una rosa molto giovane, molto promettente. La formazione del Real Cornaredo scende in campo con Meraviglia in porta, con il numero 17 Surace, con il numero 10 Casagrande, con il numero 8 Scandaliato, con il numero 21 Emiliano Minazzoli, a rotazione con il numero 2 Volonteri, con il numero 4 Messineo, con il numero 3 Bonaccolta, con il numero 23 Villa, con il numero 12 Monti, con il numero 5 Moroni, con il numero 7 Gentile, il mister del Real Cornaredo Renato Fracci. Ed ecco lo schieramento in campo del Real, formazione titolare con i nuovi innesti Surace e Monti e l'esordio in panchina di Luca Moroni. Ed ecco i giocatori che entrano in campo pronti per partire per questa nuova stagione 2018-2019. Real che ha tutte le carte in regola per lottare per la conquista del campionato. Tutto pronto, buona partita, partiamo! E dunque si comincia, si parte per questa prima giornata, Real Cornaredo che affronta in casa Aosta Calcio. Surace sulla destra per Casagrande, prova ad affondare, il tiro col destro, la respinta in due tempi da parte di Sicheira, prova subito il rinvio per Fea, nessun problema per Meraviglia, e ora si riparte da Surace, rimessa laterale, calcio d'angolo da Silva. Calli prova col destro, grande parata di Meraviglia, in calcio d'angolo subito un primo intervento dell'estremo difensore, in tuffo, la devia in corner, si riparte dall'estremo difensore, il capitano Scandaliato, affrontato da Da Silva che recupera il pallone ma poi ci mette una pezza su Race, si riparte da Monti, dall'altra parte del campo viene stoppato da Fea, attenzione c'è la ripartenza, Vona, un altro miracolo di Meraviglia, nega il gol. L'ottimo recupero di Casagrande che ora si muove sulla destra, Scandaliato è solo! Incredibile errore! Solo davanti a Sicheira, se lo divora. Bellafiore prova da fuori! Palla che esce di pochi centimetri. Monti. Casagrande. Il capitano Scandaliato, Surace. Ottimo giro palla da parte del Cornaredo. Ancora Casagrande. Surace, Monti, la triangolazione, non arriva di pochissimo Casagrande sul pallone, ottima giocata da parte del Real, calcio d'angolo viene subito stoppato Bellafiore, ma poi c'è ancora l'incursione, fallo di Surace, calcio di punizione, protestano i giocatori del Cornaredo, in particolare Monti e ora Migliano, ma l'arbitro non ha dubbi. Sul pallone si porta Da Silva, parte col sinistro, Meraviglia, e poi Bellafiore ancora sbaglia, grande occasione per la squadra ospite, batte la rimessa Rosa, Vona dall'altra parte del campo, prova ad avanzare da solo, la restituisce proprio al numero 6, prova a cercare un varco, parte Fea, ma c'è l'uscita di Meraviglia che anticipa il numero 3, Casagrande, buona accolta, Emiliano Minazzoli, Villa, ancora per buona accolta, prova a insistere la squadra di mister Fracci, Emiliano Minazzoli, viene contrastato da Vona, ma ancora Casagrande, chiude Sicheira, Monti, Emiliano Minazzoli, prova la falcata ancora il numero 21 che cerca uno spazio, lo trova con il tiro da parte di buona accolta, ma attenzione parte il contropiede con Rosa, palla di pochissimo fuori, buona accolta per Monti,
Parte il lancio che viene stoppato da Silva. Calli per Rosa, c'è la ripartenza a Vallone, la deviazione di Meraviglia in angolo. A Vallone, Rosa ancora per il numero 13, giro palla questa volta per la squadra ospite, da Silva col sinistro, Meraviglia strepitoso in calcio d'angolo. Rivediamo al replay, la tocca con la punta delle dita, straordinario Meraviglia. Buona accolta, prova ad accentrarsi, recupera il pallone Rosa, parte il contropiede con Fea, prova col destro, ancora Meraviglia che respinge, viene chiamato il primo timeout della partita. Risultato che è sempre sullo 0-0, partita molto equilibrata. Aosta che comunque è venuta qui a Cornaredo a giocarsi la partita con i suoi giovani e la sua rosa promettente. Riprende il gioco Emiliano Minazzoli, il tunnel su Calli, prova la conclusione col destro, respinge Siqueira, poi c'è il rinvio, ma grande numero da parte di Emiliano Minazzoli. Rivediamo al replay, che numero, Meraviglia, Monti per Surace, Villa, Surace, la triangolazione con Monti, molto bella, prova a insistere il Real, ottima questa azione, ancora il numero 12 che prova ad avanzare, ha superato Calli e poi Emiliano Minazzoli la insacca, Real che si porta in vantaggio, 16 i minuti sul cronometro, va a segno il numero 21, dedica speciale per il figlio David appena nato, grande azione inesistita, coinvolti tutti i giocatori, Villa, Monti, Emiliano e Surace. Real che si porta sull'1-0. Casagrande, Surace, ancora, prova un doppio tentativo e grandissima parata questa volta di Siqueira. Ha salvato due volte il risultato. Da Silva, prova ora una reazione. Aosta prova la conclusione col destro, ancora Meraviglia che respinge e dice di no. Surace, scandagliato, ottima combinazione, Casagrande e c'è il raddoppio, grandissimo gol, 19 i minuti sul cronometro, Real che si porta sul 2-0, capolavoro di Matteo. Rivediamo al replay, ha scaricato una bomba sul primo palo, sorpreso questa volta Siqueira. Rivediamo da un'altra angolazione e non se l'aspettava sul primo palo. Finisce qui il primo tempo, Real dunque che è in vantaggio per 2-0, a segno Emiliano e Casagrande, 5 secondi di spot per noi. Parte la ripresa, situazione che vede in vantaggio il Real Cornaredo per 2-0 su Aosta Calcio. Vona prova la conclusione, respinta da Casagrande, prova ora il numero 10 ad impostare, il contrasto con Scandagliato vinto da Fea, ora è Vona ma recupera ancora Scandagliato, il dribbling su da Silva, prova il tiro col sinistro, Siqueira dice di no. Surace, lo scambio con Emiliano Minazzoli, Monti, ancora Emiliano in mezzo, non arriva nessuno sul pallone. Mascherona batte la rimessa per Siqueira, prova la giocata con il portiere ora a Aosta Calcio. Siqueira ancora per Monteiro, c'è Page libero, attenzione c'è questo pericolo, la difesa del Real non è precisa. Ancora Monteiro e la salva, ancora la salva Meraviglia. Rivediamo al replay, cosa ha preso Meraviglia, straordinario, prova l'avanzata a Buonaccolta che supera la zona del centrocampo ma recupera il pallone Rosa, si trova solo, deve aspettare un suo compagno di squadra, viene servito ora Mascherona, prova la conclusione, la deviazione di Meraviglia. Buona accolta per Monti, ancora il numero 3,
Emiliano Minazzoli, giro palla da parte dei ragazzi di Mister Fracci, scandagliato Monti, grandissimo gol, 3-0, dodicesimo minuto del secondo tempo, che azione da parte del Cornaredo, rivediamo tutto di prima, guardate la protezione di scandagliato, arriva Monti e insacca. Ancora Real, che ora spinto sulle ali dell'entusiasmo, il sinistro, un'altra rete, 4-0, 4-0, ancora Matteo Monti, sigla la sua doppietta personale. Rivediamo altra azione molto simile a quella precedente, questa volta viene servito dalla parte opposta Monti, calcio d'angolo, Surace il tiro e c'è la deviazione di Messineo, altra rete, 5-0, Real che dilaga, forse è troppo pesante questo risultato per Aosta che se l'era giocata molto bene nel primo tempo e ora sta subendo un passivo decisamente pesante, ma prova ancora una reazione la squadra ospite, da Silva e viene stoppato Messineo, la porta è vuota, rete, 6-0, 17esimo minuto, Simone Messineo, e ora il distacco si fa sempre più pesante, ma ripetiamo, grande partita da parte del Real, ma Aosta Calcio non meritava un passivo così grande. Ancora Real e ora sono aperti tutti gli spazi, su Race il tiro respinto e poi c'è un altro gol da parte di Matteo Casagrande e sono 7. Real che non si ferma, continua a spingere. Rivediamo al replay Messineo che per poco non sigla una tripletta, poi arriva a Casagrande che insacca, ultimo minuto di gioco, Gentile prova a insistere, ancora il Real, Casagrande, il passaggio, il tiro di prima da parte di Emiliano che firma l'ottavo gol per il Real e dunque situazione veramente molto pesante per la squadra ospite, ma il tasso tecnico della squadra di Mister Fracci ha avuto la meglio. Rivediamo passaggio e tiro di prima da parte di Emiliano. E dunque finisce qui la partita, Real che domina e vince per 8-0 su Aosta Calcio. Grande inizio della squadra di Mister Fracci. Mentre scorrono i risultati della prima giornata, noi vi salutiamo e vi lasciamo con una dedica speciale alle interviste del dopo partita. Hey baby. The look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Ma innanzitutto parto con ringraziare tutta la squadra che mi ha dato la possibilità di coronare questo bellissimo sogno per fare la proposta alla mia ragazza. Per quanto riguarda la partita, diciamo che col mister l'avevamo preparata bene durante la settimana. E avevamo un po' paura all'inizio della Aosta perché è sempre una squadra organizzata che pesca dal Brasile parecchi giovani interessanti, quindi è sempre una squadra da affrontare con le pinze, però siamo stati concentrati e l'abbiamo portata a casa. Infatti la partita nel primo tempo è stata equilibrata, c'era molto equilibrio in campo, dopo è venuto fuori il nostro tasso tecnico perché comunque un gol dopo l'altro, alla fine addirittura una goleada.
Sì, all'inizio siamo partiti, diciamo così, un po' contratti. Poi nel secondo tempo il mister ci ha trasmesso la tranquillità giusta e ci ha fatto prendere e giocare con calma, e allora le abbiamo allargate e siamo riusciti ad entrare dentro con tutta la palla. A quando questa data speciale? È il 6 luglio 2019. E allora auguri. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Sì, era importante partire con una vittoria. Più importante non subire gol, che è stata una cosa primaria per noi. Loro sono una squadra molto giovane che corrono tanto, hanno tanta atletica e all'inizio hanno messo un po' in difficoltà, perché comunque siamo una squadra con tanti giocatori nuovi, ci stiamo imparando a conoscere, con tanta qualità, però non è mai facile vincere e vincere in questo modo. Secondo tempo loro hanno lasciato tanto spazio, hanno provato il portiere, hanno preso uno o due gol, poi diciamo hanno sbracato e noi sull'area dell'entusiasmo siamo andati dentro. Tu che sei da tanti anni qua, che sei tornato e che c'è l'obiettivo di vincere, cosa ancora secondo te bisogna migliorare? Allora, il nostro obiettivo è cercare di fare il meglio possibile. Poi nessuno ci obbliga a vincere il campionato o almeno lottare sicuramente. Allora, si lotta ogni partita per vincere, poi a fine anno tiriamo le somme, vediamo cosa, dove siamo e quali saranno gli obiettivi. Grazie Gabri, ancora grazie, complimenti per i gol. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. C'è anche da dire che il Cornaredo è partito molto bene quest'anno. Una vittoria a Lecco, un'altra vittoria contro Bergamo e oggi è arrivata la vittoria in campionato con un risultato che può essere soddisfacente. Assolutamente sì, abbiamo fatto una bellissima partita, specialmente nella ripresa. Sono molto contento per comunque la prestazione che ha fatto la squadra, e specialmente in una giornata così importante anche per un nostro giocatore. E dobbiamo lavorare in questo modo. Abbiamo, rispetto agli anni precedenti, sicuramente una rotazione molto più ampia e dobbiamo sicuramente migliorare in alcune situazioni di gioco. Ecco, cosa secondo te bisogna migliorare ancora? Sinceramente dobbiamo, ma ancora l'amalgama tra la squadra non è ancora al 100%, perché comunque abbiamo cambiato 5-6 persone e di conseguenza è un mese che lavoriamo comunque insieme e sinceramente non è tantissimo. Però sono arrivati degli acquisti comunque importanti, forse si devono ancora amalgamare con tutta la squadra, ma sono veramente forti. Surace, Monti. No, sicuramente, ma oltre a Surace e Monti si può parlare anche di due che oggi erano in panchina, diciamo così, scusami, in tribuna, che sono Ulian e comunque Cuomo, e anche comunque lo stesso Volonteri che oggi non ha giocato. Cioè siamo, diciamo così, completi in tutti i reparti. Dobbiamo stare veramente con i piedi per terra e giocare partita per partita. Questo è quello che comunque continua a dire la squadra, e giocare con umiltà. E poi spero che questi saranno i risultati. Sì, perché questo Cornaredo alla fine si sta tanto chiacchierando, soprattutto in quest'estate, ci si aspetta qualcosa, ma giustamente poi è il campo che deve parlare. Eh sì, anche perché comunque è vero che è tanti anni che siamo lì in vetta per cercare di provare ad andare e fare il salto di categoria, però è anche vero che è comunque difficile, ci sono delle squadre comunque agguerrite che sono forse più preparate di noi, forse qualitativamente meglio della nostra, però poi è sempre il campo a dire l'ultima. La vittoria di Lecco comunque è un messaggio importante. Assolutamente, assolutamente, anche perché anche comunque psicologico. Assolutamente. Poi settimana prossima dovremo andare comunque contro una squadra che è il Carmagnola, che io reputo, anche se ha avuto due passaggi a vuoto, non so cosa ha fatto oggi, però la reputo comunque una signora squadra, e andremo in trasferta a cercare di prendere punti anche in quel di Caramagna. Grazie mister e alla prossima. Grazie anche a voi. Grazie. Ciao.